Vuoi sapere come ho realizzato questo? Guarda il video. Per le mensole utilizzeremo questa tavola da ponte da muratore, fortunatamente sgrossata e levigata, accorciata anche a 200 mm. Per il fondo del nostro scaffaletto utilizzeremo invece listone di abete da 18 mm, opportunamente tagliata a 850 mm e rifinito lungo i lati con banco sega. Cominciamo ad eliminare gli incastri dalle perline. Allora, stringeremo le mensole a 15 cm lavorando sul lato concavo della tavola e non quello convesso, quindi non questo, per evitare che durante il lavoro sul banco sega possa crearsi questo movimento che potrebbe crearci un problema di sicurezza. Allora, le tre tavole sono state accorciate alla misura di 15 cm. Andremo a fare un altro passaggio di sgrossatura su questa faccia per andare a portare a squadra il lato corto con il lato lungo. Ok, portate a misura le tavole, provvederemo a piallarle con l'ausilio di un pialetto elettrico. Faremo diversi passaggi partendo da una misura molto bassa di circa un millimetro. E questa è la differenza dopo il primo passaggio di pialla elettrica a spessore 0,5 mm. Faremo un altro passaggio di sgrossatura per andare a eliminare queste piccole imperfezioni e poi finiremo tutto con carta vetrata. Procederemo incollando le assi, sfalsandole fino a coprire una distanza totale di 92 cm, quindi in questo modo. Mettiamo. Dei punti di colla, tanto l'incastro provvederà a tenere fermo i due pezzi, sicuro un po' troppa. Ok, bene, trascorso il tempo di essiccazione della colla andremo con l'ausilio di una sega a eliminare gli incastri rimasti fuori dalle facce, eliminando la parte maschio, la parte femmina delle perline. È il 22 gennaio e ci sono circa 20 gradi a Palermo, una giornata tipicamente primaverile. Ne approfitto per lavorare quindi fuori all'esterno. La levigatrice che uso è una rotoorbitale con grana 180 per fare lavoro un po' più duro, un po' più resistente, con sistema di raccolta polveri. Queste polveri che si vanno a depositare all'interno del filtro saranno una polvere talmente sottile da poter creare con l'ausilio di colla vinilica uno stucco idoneo e molto resistente per legno. Ed ecco invece la differenza delle varie fasi della lavorazione. A destra trovate la tavola grezza, al centro quella piallata, a sinistra quella levigata. Bene, completata la fase di levigatura, tramite questo listello creeremo una fascia di rinforzo che vada a interbloccare le tre mensole, creando anche un elemento di decorazione.
Allora, ipotizzando di lasciare 5 cm fra la prima mensola e la parte più bassa dello schienale dello scaffale, faremo la stessa cosa anche qui, quindi 5 cm, ecco qui. C'è il mio gallo che canta, ma non ci fate caso. Listello con scanalature pronto, i tre ripiani levigati pronti, schienale pronto, possiamo passare alla fase di colorazione. Utilizzeremo una pittura all'acqua, un impregnante all'acqua di base bianco per il listello frontale, per lo schienale. Per i tre ripiani utilizzeremo sempre un impregnante effetto cera color abete fumé. Eccoci pronti per la fase di assemblaggio. Ci riporteremo mediante lo scotch di carta la misura delle scanalature. Questo è il risultato del mio lavoro. Tengo a precisare che non sono un falegname, non sono un professionista, ma un semplice hobbista. Mi piace passare il tempo a costruire qualcosa per casa. In un video precedente ho costruito questo vecchio baule. E niente, a me piace. Voi che ne pensate? Ci vediamo alla prossima. Ciao! Sono loro che fanno tutto questo rumore.